Oggi sono qua per un comitato che riguarda la città di Napoli, non mi pare che il memorandum sia all'ordine del giorno, quindi adesso non rispondo perché sono qua e sto parlando di un'altra questione. Il ministro dell'Interno Lamorgese ha partecipato a Napoli al tavolo per l'ordine pubblico e la sicurezza. Abbiamo fatto una domanda al ministro sugli accordi tra Italia e Libia sui migranti. Ha deciso di rispondere così. Senta, qualche giorno fa lei ha raccontato che il memorandum dell'Italia e Libia ha consentito di abbassare il numero di morti in mare e abbassare il numero di migranti. Oggi la Corte Internazionale dell'AIA ha spiegato i mandati di cattura per i torturatori nei lager libici. Lei pensa ancora di comunicare politicamente gli accordi tra Italia e Libia? Senta, io sul memorandum ho fatto un'audizione, un'informativa urgente alla Camera dei Deputati. Sono stata alla prima commissione affari costituzionali, Camera e Senato congiunti. Oggi sono qua per un comitato che riguarda la città di Napoli, non mi pare che il memorandum sia all'ordine del giorno, quindi adesso non rispondo perché sono qua e sto parlando di un'altra questione, perché se cominciamo a parlare di tutto lo scibile umano tra immigrazione e quant'altro abbiamo anche poco tempo, siccome per rispetto alla città di Napoli vorrei parlare dei problemi di Napoli, quegli altri problemi che sono grossi ne parliamo a Roma. Poco dopo accetta di rispondere ad una domanda sulla minaccia alla senatrice a vita Liliana Segre. Io alla senatrice Segre ho manifestato, tra l'altro, che conosco molto bene, che è una mia amica, mi onoro di essere sua amica, e io ho manifestato tutta la mia solidarietà. Sì, ritengo che dobbiamo essere preoccupati perché è certamente un momento in cui vedo dei rigurgiti che non avrei mai voluto vedere e che non, a 81 anni mi sembra davvero incredibile che ancora ci sia un problema, diciamo, si venga affrontato il problema in modo e con metodi che rammentano metodi passati che noi pensavamo fossero dimenticati e non più esistenti. Evidentemente questo non lo è e allora a maggior ragione credo che ci sia una, dovrebbe esserci una presa di posizione collettiva su queste cose, perché riguarda la nostra stessa società, il nostro stesso futuro come Italia. Quindi io su questo darò la massima attenzione.